Questa volta sono partita da Lerici per andare ad esplorare due borghi abbandonati sulle colline, ovvero il Portesone e Barbazzano. Dalla piazza centrale del paese Ligure sono salita verso la località La Serra. Percorrendo questa viuzza si arriva in pochi minuti ad un primo punto panoramico su Lerici. Questo percorso è molto panoramico e facile. In circa 25 minuti dalla partenza si arriva in località La Serra. Prima di proseguire consiglio di andare nella terrazza panoramica dal quale ammirare una bellissima vista sul Golfo della Spezia con in lontananza l'isola Palmaria, l'isola del Tino e Porto Venere. Ho proseguito verso la località Zanego, lungo il sentiero 422, l'Alta Via del Golfo. Lasciate le vie asfaltate. Ci si addentra nel bosco passando accanto ad alcuni ruderi di antichi fabbricati. Il bello di percorrere questi sentieri collinari è anche quello di ritrovare vecchie abitazioni immerse in meravigliosi boschi. Arrivati a questo punto, la via più breve è il sentiero 416, sempre in direzione Zanego, e qui si attraversa un altro bellissimo bosco. Non riprendo quasi mai altre persone, ma venendo qui nei fine settimana si incontrano diversi escursionisti che percorrono questi sentieri. Da qui il sentiero diventa ancora più facile da percorrere, per cui si incontrano tante persone che vengono a fare una passeggiata anche con i loro cani. Dopo una breve discesa si raggiunge un pianoro con diversi campi coltivati che appartengono a delle aziende agricole della zona. Dopo questa ripida discesa in un tratto un po' scivoloso per la presenza di molte foglie, si arriva in località Zanego e da qui si prosegue verso Tellaro sul sentiero Liguria che avevo già percorso qualche mese fa. Ogni volta che vengo qui trovo sempre più belli i colori del mare e del cielo e del verde degli ulivi e dei boschi. Queste sono antiche abitazioni della località Portesone. Alcune sono state ristrutturate ed altre purtroppo sono in pessime condizioni. Si può curiosare all'interno per vedere quello che rimane.
e ammirare ancora una volta la bellissima vista sul Golfo della Spezia. Di sotto si vede Fiascherino, dove arriverò tra poco, mentre in alto la serra, che è stata la prima tappa di questa mia escursione. Qui si scende verso Fiascherino. Ho scelto di fare questo percorso per vedere, oltre al Portesone, anche l'antico insediamento di Barbazzano, che si raggiunge dopo qualche centinaio di metri. Questo era un antico borgo fortificato con spesse mura. Oggi si può ancora riconoscere l'antica chiesetta e la torre, che era alta 7-8 metri. Purtroppo tutto l'insediamento è stato ricoperto dalla vegetazione. Proseguendo lungo lo stesso sentiero si arriva in pochi minuti a Fiascherino. Qui si può scendere nella baia oppure proseguire a sinistra sulla strada asfaltata per raggiungere Tellaro, ma di questo parlerò in un prossimo video, perciò attivate la campanella per stare aggiornati.